telerilevamento, detto remote sensing in inglese, viene definito come una tecnica che tramite l'analisi di immagini aereo-satellitari consente di osservare e acquisire informazioni qualitative e quantitative relative a oggetti o fenomeni di interesse. Ad esempio, con i sensori radar SAR siamo in grado di calcolare spostamenti della crosta terrestre, oppure con i sensori ottici si può identificare la presenza di inquinanti o captare informazioni visibili solo all'infrarosso. Una delle applicazioni del telerilevamento è finalizzata alla verifica della corretta erogazione dei contributi comunitari richiesti nell'ambito della PAC, Politica Agricola Comunitaria. Nel 1992 la Comunità Europea ha promosso e finanziato un sistema per le attività di controllo previste per la verifica degli aiuti del primo pilastro della PAC e per gli aiuti previsti nei piani di sviluppo rurale regionali, PSR, secondo pilastro. Questo sistema è denominato Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Una parte fondamentale del sistema è il Sistema di Identificazione delle Particelle Agricole, SIPA, che prevede l'utilizzo dell'uso del telerilevamento e di sistemi GIS per la definizione delle superfici ammissibili ai pagamenti comunitari. Questa esigenza, dettata dalla normativa comunitaria, ha portato l'Italia alla costituzione del SIAN di un sistema relativo a tutto il territorio nazionale, costituito da ortofoto, satellitari aeree, mappe catastali in formato digitale e dati di copertura del suolo derivanti dalla fotointerpretazione delle particelle agricole. L'aggiornamento periodico prevede la fotointerpretazione massiva di ortofoti acquisite con cadenza triennale. In questa successione di immagini si può comprendere la sequenza metodologica attuata dal sistema degli organismi pagatori per la definizione delle superfici per tutte le aziende agricole che accedono ai contributi della PAC, sia del primo che del secondo pilastro. Nel GIS viene identificato il territorio di interesse. Nel GIS sono anche presenti i fogli catastali delle aree agricole. Utilizzando le foto aeree e satellitari si identifica l'uso o copertura del suolo. Mediante un'intersezione spaziale tra il tematismo territoriale e le particelle catastali si può attribuire ad ogni singola particella i diversi uso e coperture riscontrati. Tutte queste informazioni sono successivamente aggregate a livello di azienda agricola per le verifiche finalizzate ai pagamenti comunitari. Le informazioni delle rilevate concorrono al corretto pagamento dei contributi comunitari, consentono una dettagliata conoscenza del territorio e, se opportunamente integrate con altre fonti informative, possono essere di aiuto nella sua gestione. Un esempio di integrazione di dati telerilevati, amministrativi ed indagini al suolo finalizzata al monitoraggio agroambientale è trattato nella successiva sezione.